dell'associazione, è un progetto importante in Malawi. Beh, è vero, un progetto è importante, probabilmente va al di là delle nostre iniziali aspettative, ma viste le condizioni dei bambini nel paese africano, in genere nel mondo, noi non possiamo più attendere. L'associazione di cui sono presidente è SOS Infanzia Negata e oramai da 10 anni portiamo avanti progetti di sviluppo a favore dei bambini, in Asia inizialmente e ora prevalentemente in Africa, in un paese africano che è tra i più poveri dell'Africa e quindi del mondo, il Malawi. Un paese che ha fino ad ora avuto un unico bene, che è la pace, e in Africa non è poco. Ma la pace che vive questo paese africano è una pace dovuta alla povertà, all'assenza di beni materiali, che in genere non attirano i potenti della terra. Una pace che è sinonimo di, in questo caso, di miseria. Affermare come l'ICAT sia particolarmente dinamico, impegnato nel sociale e non solo. L'ICAT rappresenta un punto di riferimento ad Eboli in provincia di Salerno, come istituto di custodia attenuata. In questi anni sono tante le persone che all'uscita da questo percorso hanno trovato anche possibilità occupazionali di inserimento sociolavorativo nel nostro territorio. Oggi con questa presentazione importante che ha coinvolto tutti i ragazzi dell'ICAT, perché ci ha la partecipazione, le rappresentazioni, le 4 rappresentazioni teatrali saranno realizzate dai ragazzi dell'ICAT, ha una finalità importante insieme all'associazione di Don Affonso, che rappresenta innanzitutto nel nostro territorio bolitano, ma non solo, un punto di riferimento per diciamo, la promozione di una raccolta anche fondi per i bambini del Malawi, ma in modo particolare connubia insieme un percorso di integrazione sociale ad Eboli in provincia di Salerno guardando all'Africa.